paleocismo è dovuto alla mancata differenziazione delle cellule responsabili della pigmentazione del serpente. Infatti, come possiamo vedere, è del tutto bianco, ma ha delle macchie gialle e non presenta occhi rossi. A mio avviso il leucismo è una forma più bella rispetto all'albinismo completo. Ma ci sono altre condizioni di albinismo incompleto, come l'assantismo. Questo è Richard ed è un Max Snow. Questo morph presenta una riduzione della pigmentazione gialla ed è un fenomeno chiamato assantismo, che può essere più o meno estremo. La totale assenza di pigmentazione gialla, infatti, crea degli animali fantastici a livello fenotipico, ma io ho soltanto Richard da farvi vedere. Quindi, qual è il tuo preferito tra i miei albini? Scrivimi un commento qua giù.